settore, aggiudicazione definitiva in pendenza dei controlli alla società Deloitte Financial Advisor SRL del servizio di advisor per la valorizzazione delle quote di partecipazione dei comuni di Como e Monza. Aggiudicazione a base d'offerta 180.000 euro, aggiudicazione al ribasso a 158.000. Mi domando se in questo assestamento di bilancio da parte della maggioranza e della giunta ci sarà un emendamento per le minori spese che il comune di Como andrà ad affrontare, passando dai 102.000 presi dalle riserve a una cifra di circa 72.000. Punto unico di cottura. Ne avevo già parlato, ho avuto modo di parlarne ieri sera, ma mi mancava sinceramente un documento, a mio avviso fondamentale, che è il documento preliminare alla progettazione, trovato sull'albo pretorio quest'oggi, avendo tempo di scegliere, di cercare un po' meglio. Cosa andava fatto per il punto unico di cottura? Innanzitutto, a mio avviso, assolutamente non doveva essere scelta una scuola comunale da chiudere. Punto. Andava definita la realtà che non possiamo mantenere il servizio attuale. Andava spiegato questo alla cittadinanza, non possiamo permettercelo. Parlo anche a titolo personale e del gruppo che rappresento, sono anch'io un amministratore come voi. Se avessimo avuto il coraggio di spiegare alla cittadinanza che un servizio così non poteva essere erogato, magari l'anno prossimo sì, ma l'anno successivo no, e allora si cominciava il progetto per andare a scegliere, si cominciava realmente la partecipazione, spiegarlo in modo trasparente e chiaro. Perché le scelte fatte invece in questo modo ritengo che siano solo una presa in giro. Perché quando parliamo di partecipazione e di percorso partecipativo a giochi totalmente fatti, in commissione, per ben due volte, in commissione 3 ci è stato detto: vedremo, aspettiamo il progetto definitivo, faremo, tempi TBD, to be defined, sono da definire. È chiaro soltanto che dobbiamo entro l'estate intervenire. In assemblea tematica le risposte ai nostri concittadini sono state uguali. In questo modo state assolutamente, a mio avviso, rovinando uno strumento totalmente valido, che è quello delle assemblee tematiche, perché andava detto, non possiamo mantenere 121 addetti. Con i consiglieri hanno parlato di esternalizziamo tutto, così non avremo 41 dipendenti a casa, beh, ne avremo 121. Dirle queste cose, essere totalmente chiari. Documento preliminare, perché vorrei parlare di questo documento preliminare? Perché l'architetto Elena Lo Iacono ha redatto per il settore opere pubbliche realizzazione di un punto unico di cottura presso l'edificio di via Isonzo 25. Tra l'altro si parla di ulteriore elemento da considerare è la reversibilità dell'intervento per una riconversione della struttura di via Isonzo alla sua funzione originaria, se il progetto non dovesse funzionare. È stato richiesto l'obiettivo da parte dell'amministrazione con una spesa stimata intorno ai 700.000 euro. E quando noi andiamo a dire ai nostri concittadini che vedremo, è tutto da definire, prendendo questo documento e sfogliandolo in tutte le sue parti, da definire c'è davvero poco, perché si parla addirittura che la struttura è ben servita e il personale addetto al centro cultura di età adulta si prevede che possa fare anche un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, c'è l'elenco anche dei bus. Il lavoro è stato fatto anche molto bene. Considerato che solo di recente l'amministrazione comunale ha manifestato attraverso incontri diversi intenzione di puntare su un unico punto di cottura, accantonando le diverse soluzioni che prendeva in considerazione la possibilità di ridurre a 4 centri di cottura per la produzione di pasti, considerata l'esiguità dei tempi necessari per prevenire l'impiego di spesa da avviare a procedura di gara, l'avvio dei lavori deve essere consentita il più rapidamente possibile.
verificata la carenza nell'organico dell'ente, e qui consigliere Ajani, è chiaro, come sempre, lo hanno anche appena detto per il piano del traffico che non serviva l'anno scorso, che non c'è un organico, qui è scritto chiaramente, verificata la carenza nell'organico dell'ente di personale tecnico disponibile in relazione all'impegno richiesto per la redazione delle successive fasi progettuali, si procede tramite affidamento di incarico professionale ad un professionista esterno. Trattandosi di una parcella inferiore a quanto previsto, cioè inferiore a 40.000 euro, si potrà procedere mediante cotimo fiduciario all'affidamento diretto dell'incarico. E qui all'interno c'è anche il cronoprogramma che individua i tempi minimi necessari per lo sviluppo dello stesso. Quindi è tutto chiaro. Conclusione del progetto entro i primi mesi di dicembre, con l'approvazione della stessa e la pubblicazione del bando entro la fine di dicembre 2015. Occorre considerare che a seguito della stesura del progetto definitivo sarà necessario ottenere tutte le autorizzazioni, igienico-sanitario, vigile del fuoco, commissione paesaggio e sovrintendenza. È tutto già previsto. Strano che in maggioranza non sia girato questo documento, immagino di sì, con una disponibilità residua in tempo tale da non poter garantire con certezza la via delle procedure di gara oltre il 31-12-2015. I tempi tecnici per la predisposizione e l'espletamento della gara d'appalto, la verifica dei requisiti, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione, la stipula del contratto sono stimati in 5 mesi per l'approvazione del progetto esecutivo e del contratto d'appalto deve essere fatto entro il 31-5-2016. L'esecuzione dei lavori in tempo tecnico non inferiore a 6 mesi, e entro quindi tutto finito, è l'unica data certa che si è dichiarata in commissione e durante l'assemblea tematica, lavori finiti entro il mese di dicembre 2016. E questo vorrebbero sentirsi dire chi ora è in assemblea in via Picchi. L'edificio scolastico di via Isonzo sia libero e disponibile a partire dalla metà del mese di giugno, è l'unica cosa che a loro interessa. Per fare questo l'architetto Elena Lo Iacono, allegati al documento 21-10-2015, l'inizio del documento è 10-10-2015 e qui comincio a avere difficoltà a gestire le date. Perché? Perché davanti a una progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, calcolo complesso, valore dell'opera stimato 565.000 euro, la progettazione come parametro si riferisce a un 8%. Metodo di calcolo, rilievi, manufatti, tutto quanto che è presente all'interno anche del documento preliminare, per un totale, vi prego di fare attenzione, magari segnatevelo, 32.751,59. Report della procedura di incarico professionale per la progettazione definitiva da porre a base d'asta, configurazione della procedura, data di avvio della procedura, martedì 20 ottobre alle 10:41:39. Termine ultimo della presentazione, martedì 20 ottobre alle 12:41:39. 2 ore tonde. Aggiudicatario, unico fornitore che ha mandato la propria ingegner Zappa Carlo. Per 39.000, trovo più una cifra, 32.751,59. L'ingegnere Zappacarlo con Angelo Vago hanno costituito un raggruppamento temporaneo a scopo fra professionisti. L'anno 2015
il giorno 17 del mese di ottobre a Cermenate, a seguito dell'avviso pubblico per l'affidamento, finisco subito Presidente, di incarico di progettazione definitiva per la formazione di nuovo centro cottura presso immobile di proprietà comunale ubicato in via Isonzo. Tre giorni prima, l'atto di indirizzo della giunta comunale numero 276 è del 20 ottobre 2015. Io comincio a fare fatica a gestire le date, e non poco. Se questa è la partecipazione, no grazie. Trasparenza. Grazie, consigliere Ceruti. Consigliere Federale, per l'intervento 15 minuti, prego. Sì, molto veloce.